come nasce, non lo so, insomma, un po' come tutte le passioni, te ne accorgi quando ormai ce l'hai dentro. Però diciamo che mi ci sono avvicinato in maniera più concreta, è stato con il giornalismo, o meglio, con la fanzine. Quindi probabilmente da questa necessità di condividere la mia passione per la musica ho iniziato a dar vita a questa fanzine fotocopiata dove recensivo dischi, realizzavo interviste e poi andavo a distribuirle un po' nei locali. Quindi diciamo è iniziata in quel modo e poi a seguire quello che ne è venuto, quindi entrando in sala prove, iniziando un po' a urlare al microfono e roba del genere. Di vento che passa anche dentro le ore di un Il giorno. progetto del Circo d'Ombre nasce diversi anni fa, però in realtà non ha visto la luce per diversi anni. È nato un po' in cameretta a casa di un amico che era appena rientrato da un'esperienza bolognese, si chiama Feb. Con lui e insieme ad un amico, Lorenzo Urciullo, che ora è conosciuto magari musicalmente come Colapesce, io ti parlo insomma di quasi una decina di anni fa. Insomma, è nato un po' in questa cameretta dove abbiamo registrato diversi brani, poi è stato un po' rinchiuso nel cassetto, anche perché ero più dedito alla mia precedente band, che erano i Matilda May. Finita l'esperienza dei Matilda May, dopo 10 anni ho deciso di riprendere quello che avevo messo da parte, appunto il Circo d'Ombre, e finalmente insomma portarlo in sala prova e portarlo poi infine anche sul palco. Che passa anche dentro secondi di qualche minuto. È il primo album del Circo d'Ombre che segue un EP ed è appunto, come in qualche modo suggerisce anche il titolo, è una raccolta di brani che avevo scritto sia come Circo d'Ombre, ma anche brani che appartengono più all'esperienza con i Matilda May. E dentro c'è anche un brano che poi mi è stato regalato, diciamo, appunto da Lorenzo, da Colapesce, che non era contenuto in alcun suo disco. Quindi proprio per questa caratteristica un po' della provenienza dei brani da diverse origini, ho pensato appunto di chiamarlo Inventario, registrato appunto a Catania, la zona Arcadi di Cesare Basile, interamente autoprodotto. Nasce come rassegna itinerante, nasce dal desiderio di portare nella propria città delle band e dei concerti che mi sarebbe piaciuto vedere, di artisti emergenti. È nata quindi come un circuito di soli 3 locali, cioè io allora vivevo a Siracusa. Volendo portare dei concerti, che chiaramente non è così facile vedere dei concerti di musica inedita di band non nostrane in una città come Siracusa. E quindi per poterle portare, ovviamente, queste band avevo bisogno di poggiarmi anche ad altre città. E così creai questo piccolo circuito tra Siracusa, Catania e Ragusa. E pian piano, insomma, anno dopo anno, il circuito si è andato ad allargare fino a diventare un circuito nazionale, fino a diventare anche un'agenzia di booking, insomma, a tutti gli effetti. Un girasole che guarda per fatti suoi. Sono Paolo May e saluto tutti gli amici di Urban Week.